L'animazione viene da dentro a chi la fa, è una missione, perché ti deve piacere, cioè tu devi trarre piacere di vedere la gente sorridere. Era una grandissima voglia di far tornare le persone a casa felici. Se tu volessi far capire veramente quello che abbiamo vissuto, che abbiamo fatto, è difficile. Questa sera ho un ospite speciale, Vincenzo, che ha compiuto un bellissimo viaggio all'interno dei villaggi turistici per raccontarci il mondo dell'animazione, dei missionari del benessere. La gente entrava e trovava la filosofia del sorriso. Non era importante quanto poi tu eri bravo sul palco, era che però di giorno avevi fatto un bel lavoro, no? La comunicazione, il sorriso, il contatto. Sole, sport, sesso. Un animatore, la conoscenza comune è quello col fiore in testa e il pareo. In realtà dietro c'era un lavoro pazzesco. Il villaggio era tutto quello che nella vita privata era di difficile accesso. Perché venivano da noi? Perché quando partivano piangevano? Che cosa hai fatto? Hai lavorato? No, io mi sono divertito. È stata una delle emozioni più grandi della mia vita. È più di un ricordo, cioè è quasi sofferenza. Questa è una droga, non ci si può fare niente. Noi eravamo portatori sani di felicità.